Sono Vito Mannino, candidato per la lista Future Libertà alle prossime elezioni comunali. Innanzitutto ringrazio l'Associazione Libera per l'invito perché devo dire che questa è un'iniziativa lodevole e ci propone 10 punti che tenderei a dire quasi essere dei presupposti di qualsiasi programma politico, di qualsiasi forza politica, però molte volte le cose banali, le cose scontate, semplici, fanno fatica ad essere realizzate concretamente. Quindi io faccio un plauso a questa associazione che ha dato l'opportunità a noi futuri amministratori di dare un parere su questa piattaforma programmatica. Per non dilungarmi troppo direi di addentrarmi più nello specifico di quelli che sono i punti che mi sono stati proposti e credo che non a caso sia stato messo al primo punto il fatto di non candidare persone rinviate a giudizio o comunque condannate. Diciamo che questo forse è la base di partenza per qualsiasi discorso sulla questione mafiosa, sulla questione criminalità in ambito locale. Se noi partiamo già da questo presupposto, da questo diciamo, principio base che deve essere nel codice deontologico di qualsiasi partito politico, forse iniziamo già a mettere un primo punto di partenza in quella che è la lotta alla criminalità e all'invasività della criminalità stessa. Tra l'altro oggi con internet, con la rete, è molto più semplice anche avere informazioni, acquisire riscontri e notizie sui candidati. Quindi anche i partiti credo che nel prossimo futuro, proprio consci di questa possibilità, avranno al loro interno un codice di autoregolamentazione molto più ferreo. Anche il punto relativo all'anagrafe pubblica degli eletti, che è stato già iniziato nella scorsa amministrazione a Novara, è un punto che deve essere approvato nel più breve tempo possibile. Tutti i cittadini hanno il diritto di sapere chi li governa, chi li amministra e sapere la loro storia, il loro background. Così come la pubblicazione dei bilanci, dei conti, delle consulenze, delle ditte, sono tutte cose che servono in quanto conoscibili a rendere meno diciamo così, meno semplice per la criminalità organizzata ad addentrarsi all'interno della macchina amministrativa. Io ritengo anche un ulteriore punto molto importante e anche delicato, quello relativo agli appalti. Ne hanno parlato credo tutti, ma perché è una questione molto importante, gli appalti al massimo ribasso hanno garantito e garantiscono alle associazioni criminali attraverso società di comodo, società teste di legno, di addentrarsi nella macchina amministrativa, quindi nella macchina comunale, avendo a disposizione ingenti somme di denaro provenienti dai più efferati reati da reinvestire nella pubblica amministrazione, reinvestire nella realizzazione di opere, dando così oppure non dando la possibilità magari ad altre imprese sane che non hanno la possibilità di fare lavori a costi così bassi diciamo entrare nel meccanismo, nel tessuto economico dell'amministrazione. Come una piovra, diciamo, viene sempre identificata la criminalità organizzata come una piovra con tanti tentacoli che si propagano nei vari gangli della società. Ecco, questo degli appalti è uno dei gangli nel quale la mafia e la criminalità organizzata ha avuto mano libera in questi anni. Questo è un punto molto importante, è un punto molto importante non solo dal punto di vista criminale e quindi penale, ma anche dal punto di vista della tutela dei cittadini, perché sappiamo bene che fare lavori a un costo basso significa fare lavori in maniera non corretta, in maniera non ottimale, quindi anche i cittadini avrebbero un beneficio non solo dal punto di vista penale, ma dal punto di vista della migliore vivibilità della propria comunità. Io non vorrei, diciamo così, sono tutti i punti, come ho detto, con i quali sicuramente si deve essere d'accordo, sono punti che quasi, sembrano quasi banali e lapalissiani, ma credo che siano diciamo così, la base di partenza per chi come me magari si presenta per la prima volta alla città in veste di futuro amministratore e quindi sono quasi una sorta di carta civile che terrò ben presente per il futuro. Vi ringrazio.